Si è parlato di usura che coinvolge anche personaggi del mondo dello spettacolo. Baldini, in questo caso, come siete riusciti ad arrivare al suo nome? Beh, ovviamente non è stata un'operazione diretta, nel senso che non è tra le persone che, come diceva il procuratore Prestipino, è venuto a bussare alla porta della caserma dei Carabinieri. I carabinieri dell'ottavo reggimento Lazio hanno eseguito 31 misure di custodia cautelare nei confronti dei membri del clan Casamonica. La famiglia di origini sinti egemone a Roma Sud è accusata di associazione per delinquere. Gli elementi che noi abbiamo raccolto durante queste lunghe indagini hanno messo in evidenza l'operatività di un gruppo criminale particolarmente temibile che per lungo tempo ha esercitato un ferreo controllo del territorio sulla zona, diciamo, di competenza, cioè parliamo di una zona che occupa una parte del quadrante sud-sud-est della città. C'è innanzitutto il traffico di stupefacenti, le forniture delle piazze di spaccio, il controllo delle piazze di spaccio, però c'è anche l'usura, c'è anche i reati di estorsione connessi ai fatti di usura, ci sono, e quindi anche l'esercizio abusivo del credito, e poi c'è soprattutto anche il reinvestimento e riciclaggio dei proventi delle attività delittuose. Sono delle famiglie di origine nomade, se vogliamo, che provengono da, anche da altre regioni d'Italia, nel caso di specie in particolare dall'Abruzzo. Il loro modus operandi purtroppo non è molto diverso da quello di tante altre organizzazioni criminali. Fondamentalmente fanno leva su una forza prevaricatrice che oggi viene dall'appartenenza stessa alla famiglia e normalmente ricorrono spesso, quasi sempre, laddove dovesse essere necessario, a metodi violenti per ottenere i loro scopi criminali. Le indagini hanno visto per la prima volta la collaborazione di un membro interno della famiglia, la compagna di Massimiliano Casamonica, oggi collaboratrice di giustizia. Oltre 10 anni la compagna di uno della famiglia Casamonica, di Massimiliano Casamonica. Il fatto che lei fosse, insomma, la compagna di quest'uomo, con il quale peraltro ha avuto 3 figli, le ha dato la possibilità per 12 anni di essere veramente a tutti gli effetti intranea all'organizzazione, pur essendo tra virgolette una forestiera, perché non legata dai vincoli di sangue. Però purtroppo questo suo non essere Casamonica ha comportato che poi a un certo momento è diventata anche lei, da essere un semplice familiare, a divenire vittima del suo stesso nucleo familiare. Tra i reati contestati anche l'usura, con vittime eccellenti del mondo dello spettacolo come il presentatore Marco Baldini. La clientela è una clientela estremamente variegata, che va da operatori commerciali del quartiere, ma anche, diciamo, estranei all'area, diciamo, della zona abruzzolana. Ma ci sono anche persone note, faccio un esempio, uno tra tutti è Baldini, no, presentatore radiofonico. Si è parlato di usura che coinvolge anche personaggi del mondo dello spettacolo. Baldini, in questo caso, come siete riusciti ad arrivare al suo nome? Beh, ovviamente non è stata un'operazione diretta, nel senso che non è tra le persone che, come diceva il procuratore Prestipino, è venuto a bussare alla porta della caserma dei Carabinieri. Molte di queste vittime sono state intercettate attraverso le attività investigative, soprattutto di natura tecnica, e come dicevamo prima in conferenza, alcune di queste non solo non avevano denunciato i fatti di usura dei quali erano vittime, ma sono state anche reticenti con la polizia giudiziaria. Sono state anche molte confische di beni, una casa popolare, una palestra. Sì, sono stati confiscati diversi beni, degli esercizi commerciali, e in particolare, ecco, mi piace ricordare l'attività di palestra che faceva capo a Domenico Spada, che era il noto pugile, già ex campione di pugilato, che è ubicato a Marino. Sicuramente avevano una sicura influenza sul territorio, soprattutto, ecco, come dicevo prima, nella roccaforte di Porta Furba. Tutti li conoscono, tutti sanno che abitavano lì, e quindi tutti in qualche modo ne subivano il metus. E la storia criminale di Giuseppe Casamonica non comincia questa mattina, testimonianza nel fatto che lui era stato scarcerato soltanto da poco, perché aveva scontato diversi anni per un cumulo di pene legate, se non ricordo male, però limitatamente al traffico di sostanze stupefacenti. Le investigazioni che si sono concluse con l'operazione di oggi invece ci hanno dimostrato che lui svolgeva un ruolo proprio di promotore, di organizzatore, di gestore in qualche modo del clan familiare, anche nel periodo in cui era ristretto in carcere.